No. No, non è un bel gioco. Non è un bel gioco. Niente. No. No. Mi prendi pure in giro, mi prendi. Bravo amore mio, bravo, bravo, pugnetto, bravo amore, sei veramente bravo. Cosa è successo? Ho regalato questo gioco che io non conosco, con delle, sempre nei villaggi. Dove dovresti lanciare il sacchetto, però ecco, lui preferisce... Bravo! Ma a un certo punto dovremmo dirgli che tutto ciò che fa non è così stupefacente, no? Cosa fai, ringhi? Ehi, ehi! Ok, non vedrai mai più Simba. Simba! No, niente più Simba. Per favore? No, per favore, no. Metti a posto i cuscini... E forse vedrai Simba. Alexa, come si chiama l'ultimo singolo di Fedez? L'ultimo singolo di Fedez si chiama Problemi con tutti. Ricorda che puoi ricevere aggiornamenti su tutte le sue novità semplicemente chiedendomi di seguire Fedez su Amazon Music. Ok, Alexa, segui Fedez, grazie. Ora segui Fedez. Okay. Quando avrò un aggiornamento, invierà una notifica Alexa al tuo dispositivo. Per conoscere gli aggiornamenti... Test per le persone che guardano le mie stories. Ragazzi, sapete chi è questo oppure no? Cioè, sapete il film Men in Black 1? Avete presente? Perché se non lo sapete, io mi sento tremendamente un vecchio di merda. Ciao ragazzi, oggi vi propongo una nuova ricetta che sono dei pancake salati super semplici che ho preso dal sito di Foodspring e ora vi mostro gli ingredienti. Ecco gli ingredienti che vi servono, sono pochissimi e molto semplici. Il preparato di pancakes di Foodspring, un cipollotto, zucchine, mozzarella, olio di cocco e acqua. Assaggiamo. Sembrano buonissime. L'aspetto è bellissimo. Un po' caldo. Sono buonissime. Sono una chef ormai. Cosa fa molto ridere? Ho appreso adesso su Twitter, cioè non lo sapevo nemmeno, che mia moglie si è fatta fare una collana con dentro dei piccoli ritratti di tutti i componenti della famiglia, tra cui un future children, cioè un futuro bambino. Ecco, no, non è incinta, è che penso si sia portata avanti. Cioè, non so neanche io perché lo faccia, ragazzi, cioè, non penso sia normale, però penso si sia portata avanti per quando ci sarà. Boh. Ipotesi 2, che... Probabilmente magari deve dirmi qualcosa. Spero non me l'abbia voluto dire così. Anche se farebbe molto ridere, spero sia un po' così, ma no, non credo. Vedete in casa col cappellino come un babbo.
Uno è perché mi vergogno dei miei capelli, sì. Secondo è perché sto aspettando con trepidazione di poter andare in studio finalmente dopo 2 mesi, ma devo aspettare le 8 perché hanno sanificato lo studio e devo aspettare le 8.